Buongiorno a tutti, in questo clima natalizio vi ringrazio, ringrazio tutti i presenti, sia quelli in carne e ossa, sia quelli collegati all'interno di questa giornata didattica di alta formazione che abbiamo organizzato per accogliere i nuovi ragazzi di Besti. Abbiamo pensato di inserire questo momento molto bello e molto importante per noi di premiazione riguardo alla nostra laurea magistrale. Quando abbiamo immaginato la nostra laurea magistrale, ormai 3-4 anni fa direi, l'abbiamo immaginata come qualcosa che fosse di filosofia, fosse fortemente teorico, ma che avesse comunque un impatto sul mondo del lavoro, pensando che chi si iscrive a filosofia non è detto che debba per forza andare a insegnare a scuola, a fare ricerca, ma può anche andare a lavorare e fare lavori di responsabilità. E quindi riuscire a mettere insieme teoria anche molto astratte, che è fatto di teorie, con applicazioni, con lo spirito di impresa che è diciamo, veramente la ricchezza di un'ambizione. In quel periodo in cui noi eravamo pochi iscritti alla nostra magistrale, chiacchierai con tante persone su come ripensare la magistrale e queste persone mi hanno dato ottimi suggerimenti perché da 12 matricole che avevamo 4 anni fa adesso ne abbiamo 40. Quindi il nostro progetto formativo ha avuto una risposta, da tutta Italia, il 75% dei nostri ragazzi vengono da fuori Urbino, da tutte le regioni d'Italia, quindi è stata una scommessa che siamo riusciti a vincere e di questo sono molto soddisfatto. Tra i tanti suggerimenti ci sono stati anche fondamentali quelli di Eugenio, Eugenio Orsi, che è stato mio studente quando insegnavo a scuola e con il quale ho chiacchierato molto, non solo con lui, ma ho chiacchierato molto su come impostare questa nuova laurea, anche perché in quegli anni Eugenio lavorava a livello molto alto nel management diciamo, culturale, nella costruzione di promozione di idee sul web e in fondo, anche se non aveva una formazione strettissimamente filosofica, comunque riteneva che il tipo di letture che fin dagli anni del liceo io gli avevo proposto fossero state molto importanti per fare quello che stava facendo. Quindi i suoi suggerimenti sono stati molto importanti. Purtroppo in quello stesso periodo venne a mancare il padre di Eugenio Mauro, che da questo punto di vista è una figura esemplare. Abbiamo qui la vedova, la signora Cristina. Mi fa un grandissimo piacere che qui con noi e lei è un segmento dei genitori. Allora, un grandissimo piacere che sia qui con noi. Mauro, laureato in matematica, quindi penso che è qualcosa di forse ancora più astratto della filosofia, se possibile. Poi ha fatto l'imprenditore con grande successo e diciamo queste due anime le ha sempre tenute assieme, e io le ho viste anche in Eugenio e le vedo in tanti ragazzi che crescono intorno a noi. Cioè l'idea che esista un nesso profondo, sia in un senso che nell'altro, fra i concetti più astratti e le applicazioni più concrete. Da un lato le riflessioni più astratte hanno bisogno delle applicazioni, perché rischiano di diventare sterili. Dall'altra parte, le applicazioni per rinnovarsi profondamente hanno bisogno delle teorie più complicate per stare. E quindi il dialogo tra questi due piani deve essere assolutamente favorito in tutti i modi. E credo che la scuola, e a questo punto chiamerei anche il nostro presidente della scuola, il professor Bernardo, che si nasconde là in fondo, chiamerei qua al tavolo dei
dei giurati, il nostro presidente, diciamo, lui appena stato eletto, diciamo, è un progetto che Marco Sorvanzo Bernardo, io sono Bogliolo, che dovrebbe essere qualche parte nell'aula e tanti altri abbiamo pensato assieme. Sono gli informatici tendono un po', perché sono un po' tutti qui. No, scherzo. E diciamo, questo idea di fondo, diciamo, è ispirato per la nostra scuola, no? La scuola che, diciamo, sarebbe un sinonimo di quella che una volta si chiamava facoltà, che è in realtà un'impresa didattica, innanzitutto di raccolta di diversi corsi di studio e proposte di lavoro. Noi siamo una scuola dove c'è sia informatica che filosofia. Quindi questo, diciamo, che è la parte importante. Per questa ragione, abbiamo pensato, Cristina ed Eugenio, di istituire all'interno del curriculum, in qualche maniera più innovativo, che abbiamo proposto nella nostra offerta formativa, cioè quello di linguaggio della rete, un premio in memoria di Paolo Orsi, matematico imprenditore, un premio per una tesi veramente di alta qualità che fosse capace veramente di mettere insieme questi due aspetti, cioè teoria e cioè tecnologia e processo di personale. E la prima edizione di questo premio è stata vinta dal dottor Stefano Nicoletti, che è presente con noi. Prima di procedere alla premiazione, credo che potrebbe essere bello che dica due parole, forse anche Cristina e Eugenio dica due parole sulle loro riflessioni, sulla loro, e poi dopo procediamo in maniera abbastanza informale alla consegna del premio. Okay. Allora, passo la parola a Marco, se vuoi salutare brevemente. E molto velocemente volevo salutare e ringraziare tutti i presenti per essere qui. È davvero una bellissima iniziativa questa del premio intitolato alla persona di Mauro Orsi, premio che è appunto il corso di laurea magistrale in filosofia della formazione, responsabile appunto ha istituito. E devo dire che questa è veramente una bellissima giornata, perché abbiamo iniziato con questa serie di seminari, forse dovremmo farli anche che più spesso per la scuola giornata in modo un po' più piacevole di essere sommersi, no, nell'attività. E quindi penso che questo premio, la consegna di questo premio nella giornata odierna sia veramente il miglior corollario, no, rispetto al modo in cui giornata è iniziata, e questo centro, grazie per la possibilità. Grazie. Vuoi? Sì, due parole, giusto? Grazie veramente di essere qua. Allora, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì? Ok, volevo prima di tutto io ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato di ritornare prima di tutto a Urbino, che è una città stupenda, e poi di vedere questa realtà dell'università che io non conoscevo e che ho visto che è piena di energie, di giovani e di tanto entusiasmo. Dunque, io qui mi trovo molto felice perché ho questa istituzione del premio a Mauro Orsi, per me è una grandissima soddisfazione, anche perché ho avuto anche modo di conoscere il premiato di quest'anno, Stefano, e anche la sua fantastica famiglia. E sono contenta che Stefano abbia, diciamo, concluso con tanto entusiasmo e ottimi risultati questa laurea magistrale. E so che adesso lavora già ed è impegnato in Olanda, e gli auguro soddisfazioni per il suo lavoro futuro e anche odierno.
e che possa avere tutte le soddisfazioni che giustamente si merita. E poi vi voglio anche invitare a Bologna, che mi fa tanto piacere, anche perché Bologna, anche questa è un'università di grandissimo livello, di grandissima tradizione, quindi magari anche per voi può essere piacevole venire a vedere un'altra università. E poi, non so, ringrazio Enzo Fano, perché oltre a essere sempre vicino a Eugenio da, credo, tanti anni, gli ha dato tanta fiducia, tanto coraggio, soprattutto quando era il suo insegnante. E quando io andavo a sentire... in cui, devo essere sincera, perché tanto qui siamo tra amici, alcuni come il professor Fano parlavano bene di mio figlio, ma non tutti. Non tutti, perché lui aveva questo di brutto, che studiava sempre solo quello che gli piaceva. Sì, però in un liceo bisogna un pochino, diciamo così, dividere. Questo non lo faceva. Per cui quando andavo dal professor Fano facevo, sai, quelle faccette che si vedono lì così, in altri invece andavo un po' giù. Però è così, Eugenio. Comunque, magari se tu adesso che hai un po' più superato i problemi del ricevimento dei genitori, puoi dire qualcosa. Grazie. Volevo capire se c'è una notizia, che ovvero che mi è sembrato mia madre accennasse stamattina all'intenzione di rinnovare il premio. Non so se è chiaro. Se è l'ultima edizione o la prima. Questa è la prima e vorrei che dopo diventasse una tradizione di questo. Dobbiamo trovare di questo luogo della filosofia dell'informazione. Quindi questa è la prima volta, ma chiaramente è l'inizio. Allora, con questa notizia interessante direi che no, volevo magari dire due parole su Mauro, su mio papà, a cui ho chiesto che ha dato il premio, e i miei studenti spesso mi confrontano appunto sul problema del loro futuro immediato, dopo, e spesso c'è anche una comprensibile apprensione. Ecco, penso che figure come quelle di mio papà sono interessanti perché ci illuminano un po' sul senso delle frontiere. Cioè lui, uscendo da matematica, è una generazione che veniva quasi approcciata mentre erano ancora all'università dalle imprese, lui è venuto a lavorare immediatamente ad IBM e in un settore che in quel momento era di frontiera, e ha partecipato a una delle tante rivoluzioni che IBM ha portato in Italia e nel mondo. In particolare lui negli anni 70 ha fatto parte del gruppo dirigente che si è occupato di quella della distribuzione informatica, cioè nel nord Italia mio padre girava per le aziende dove non c'era nulla, cioè no, c'era le aziende ma non c'era nulla, non c'erano i calcolatori e portavano questi baracconi enormi con pochi megabyte di capacità di calcolo e hanno rivoluzionato il mondo del fare impresa e in quel momento insomma per esempio si ricorda la GT, che è importante per la Bologna, che lui ha lavorato in questo progetto. Quindi la capacità di mettersi nei punti di frontiera gli ha dato, e come da tutti noi, anche a me, ha dato questa possibilità di trovare spazi. E poi però, insomma, lui era una personalità abbastanza indipendente, ha deciso di scegliere la carriera individuale, ha fatto l'imprenditore e si è spostato in un settore molto più tradizionale, che è quello degli alberghi, e anche lavorando nel centro storico, addirittura per palazzi dentro, per palazzi storici, e però ha portato dietro una mentalità, una logica, un modo di pensare che aveva probabilmente preso a IBM, fatto suo, e ha anche innovato in un settore che per tanti aspetti è a casa ancora oggi, cioè quello degli alberghi, portando l'informatica degli alberghi, e gli ha dato la possibilità di costruire una catena di alberghi nel centro storico considerevole. Quindi chiaramente il più grande problema è che le frontiere ci vuole una grande sensibilità per capire quali sono e bisogna andarci e non sono mai le stesse, quindi le frontiere che aveva trovato mio padre
non sono quelle che trovano i ragazzi di oggi, però ecco, penso che il ricordo del papà è ricordarci l'importanza di collocarci il più velocemente possibile all'inizio della nostra carriera nei punti di frontiera. E credo che lo sforzo che facciamo per l'utilizzo di formazione sia proprio quello di costruire il terreno per i ragazzi, per lanciarsi. Quindi insomma, penso che sommato il progetto è valido e io non so se a questo punto... È degno di essere continuato. Non so se c'è spazio per Stefano, per dire due parole. Certo, Stefano è qua. Ci devi sommelare. Facciamo così, prima lo premiamo. Prima lo premiamo, poi lo premiamo. Poi dopo facciamo fare una breve chiacchierata sul suo lavoro. Grazie. Prendiamo il dottor Stefano Nicoletti, premio Maurossi, per la discussione che servisce a Stefano Nicoletti, premio Maurossi, per la tesi I fondamenti del computer neurology e il problema della virtual detection. In virtù dell'originalità dell'argomento, del rigore argomentativo e del valore innovativo in ambito dell'istoria della conoscenza. Cioè, questo è difficile. Penso che giusto Stefano riesca a darci qualche migliore. Il professore Marco Di Bernardo, il professor Vincenzo Pani, il professor Spano, il professor Andrea Vicere. Ok, allora complimenti. Ha detto che prima di dare la parola a Stefano, ha detto anche che Stefano in questo momento sta frequentando il PhD in Olanda proprio su queste tematiche, quindi ha continuato diciamo, a formarsi, a specializzarsi, ad un certo livello molto, molto superiore di quelli che aveva raggiunto durante la laurea. Ti passiamo il microfono, se ci vuoi raccontare i pochi minuti diciamo, il tuo lavoro durante la... le tue impressioni, il tuo lavoro durante i due anni che sei stato a Urbino e la catena di cosa farai. Ringraziamenti poi verranno alla fine. Intanto vi ringrazio in generale, poi avrò modo di ringraziare particolarmente ciascuno di voi. Innanzitutto qualche parola sulla tesi, allora non vi annoierò con i contenuti, anche perché vedete che insomma, è un bel ballotto, quindi non vi farò dormire. Per me la realizzazione di questa tesi è stata una buona metafora dell'esperienza Urbino, nel senso che è innanzitutto stata una sfida. E ricordo ancora quando sono andato prima dell'estate al ricevimento del professor Graziani, stavo discutendo diciamo tre possibili linee di ricerca che avrebbero potuto dare adito a una tesi. Due erano più tradizionali, diciamo venivano un po' dal lavoro che ho fatto durante la tesi triennale. Una, quella sui malware, i virus informatici, era quella un pochino più innovativa anche per le mie conoscenze. Quindi professor Gazzani mi ha dato questo scelto e mi ha detto ci rivediamo dopo l'estate, studiati un po' le cose e vedi che cosa scegliere. E io ringrazio innanzitutto i miei genitori perché quell'estate mi hanno sopportato, perché ero teso, c'era questa sfida che il professor Gazzani mi aveva lanciato e io ero un po' titubante se accettarla o meno. Sono tornato, l'ho accettata. E questo ha dato adito, come diceva anche il professor Pano, a un percorso di crescita. Quindi questo è il primo punto, che sia questa tesi che l'esperienza ordinaria mi hanno dato, un percorso di crescita e appunto che culmina qui con questo premio, ma come diceva il professore non finisce mai, no? Non si finisce mai di crescere e grazie ai presenti io sto andando avanti.
E la seconda dimensione, che aggiungo a quella che già il professor Fano ha ben menzionato, di parallelismo con il premio Morsi e con l'università, è la dimensione dell'accoglienza, no? L'abbiamo visto anche con questo invito che accetto volentieri, per cui ringrazio, ma la dimensione dell'accoglienza penso sia caratteristica della famiglia Orsi per come l'ho conosciuta, ma è una dimensione caratteristica della corso di laurea di Urbino. Io, venendo dall'Olanda, mi trovo sempre a casa a Urbino, e lo dico davvero con tutto il cuore, perché il corpo docente, l'università, è davvero una seconda casa per me. Ogni volta che rimetto piede qui, mi commuovo, è un'emozione forte. E dunque vorrei ringraziare innanzitutto il corpo docente, il professor Fano, il professor Orsi, il professor Graziani, il professor Tarozzi, gli assenti anche, ma ringrazio davvero tutti quanti per il loro impegno in defesa di creare una dimensione davvero familiare all'interno dell'università. E poi ringrazio il professor Graziani per tutto il supporto che mi ha dato durante la realizzazione della tesi. Vi racconto un altro aneddoto. Vado a ricevimento per discutere di un articolo che era fondamentale per la realizzazione della tesi, e parliamo, discutiamo. A un certo punto Alberto Corti, che penso sia con noi online, bussa alla porta, e carissimo amico, bussa alla porta e dice: oh, ma allora andiamo a mangiare o no? State facendo tardi, no? Perché si era accorto che eravamo da 6 ore seduti davanti a questo articolo e dalle 3 senza pause caffè, senza pause bagno, a discutere di tutto questo. Quindi assolutamente questo è l'esempio lampante del supporto del professor Graziani, e posso dire di tutto il corpo docente. Quindi un grazie speciale al professore, beh, un grazie a mia famiglia, parlando di supporto, parlando di famiglia, per il supporto costante e per il supporto anche economico, che è una cosa che spesso non viene detta abbastanza, perché io vengo da Milano e l'affitto della camera non si è pagato da solo, quindi grazie anche per questo tipo di supporto che spesso a volte non viene menzionato. E per finire un grazie a Elisa, mia compagna, perché parlando di accettare premi, ogni giorno mi insegna ad accettarmi e mi insegna ad accettare i miei meriti, e quindi un grazie speciale anche a lei. Lasciare alla famiglia Orsi una copia della mia tesi. Ah, vado a prendere pronto. Aggiungo un ultimo ringraziamento, visto che ringraziamo tutti, che ringraziamo la famiglia da Chierici, che ha fatto il design di questo bellissimo premio, che ci sta aiutando anche con il sito, così anche. Io ti prendo qua. Ecco. Ecco, io mi sforzerò per capire qualcosa. L'anno prossimo verrai interrogata. Se qualcuno mi interrogerà quest'altro anno, mi raccomando, oddio, ci sono delle cose tremende. Magari verso l'introduzione, magari cerchiamo di prima di fare un approccio un po' soft. La ringrazio. Grazie mille. Ma quello che sto qua per dire sì. No, questa è quella finta. No, questa è quella finta che noi questa invece è quella vera, comunque, è quella di Co. Grazie mille, grazie di nuovo. Ricordiamo anche che il premio, oltre ad essere riconosciuto, è anche un premio in denaro di 1.500 euro, e quindi anche concretamente qualcosa che può aiutare uno studente che riesce a raggiungerlo. E speriamo presto ci sia un'altra tesi di questo curriculum che possa raggiungere questi livelli con quella di Stefano, di essere premiato. Questo è l'auspicio che Stefano sia anche un esempio per tutti gli altri studenti. Bene, io credo che con questo possiamo chiudere questa cerimonia. Grazie a tutti della partecipazione. Noi torniamo ai nostri seminari di dottorato. Siete tutti invitati, ovviamente, non so se avete piacere nell'aula. Grazie.